Buonasera a tutti. Marco, allora, ti eravamo prima te. Ciao Ciao Marco, mi Sandro, senti? forte e Grandissimo. chiaro, forte e chiaro. Allora, buonasera a tutti amici, ma che serata è stasera ragazzi? Io non ho parole, stasera seratona, seratona. A parte perché abbiamo Pier Davide e vabbè, ok, grande, grande, grande. Cominciamo a salutare un po' di amici. Ciao Lorella, ciao Stefano, visto Stefano, Gianna, tanti stanno arrivando. Bene. Sono contento. Pier Davide c'è già, quindi ora magari aspettiamo un attimino, così che entra un po' di persone. Settimana calda, settimana dopo festival, Eh sì. settimana di critiche, di casini totali, annunciati e poi ovviamente verificati. Ecco sì, ragazzi, ma Sanremo se ne parla sempre perché Sanremo è veramente Sanremo. Allora, io farei entrare subito Pier Davide, ok? Perché Sì, stasera vai. abbiamo Pier Davide Carone, non uno qualsiasi, ragazzi. Allora, lo invito subito. Vediamo se c'è. Ecco Pier Davide! Eccolo! Ciao ragazzi, buonasera, Ciao Pier ciao. Davide, ciao. Ciao. Allora, innanzitutto grazie, grazie per esservi con noi stasera, perché averti con noi per noi è un piacere e un onore, perché comunque, se non lo sai, comunque noi lo rispieghiamo anche a tutte le persone che ti seguono e che stasera sono qui, che già stanno arrivando messaggi, un casino, poi magari commentiamo anche quello che ci raccontano chi ti segue e chi ci segue, anche noi come community. Per chi non lo sapesse, noi siamo una community di artisti emergenti. Noi siamo a disposizione di tutti gli altri artisti emergenti che ne fanno parte e che ne vorranno fare parte. Noi non facciamo nient'altro che condividere le nostre esperienze, metterle a disposizione di chi si affaccia per la prima volta al mondo della musica in generale. Abbiamo collaborazioni importanti, abbiamo rubriche, abbiamo tutti i spazi social e il nostro obiettivo è proprio questo. Cercare di dare voce e spazi agli artisti emergenti perché, come te ben sai, Pier Davide è sempre più difficile per un artista emergente riuscire a farsi ascoltare, no? Ovviamente te ce l'hai fatta alla grande, no? Io vorrei farti raccontare, noi siamo oggi siamo qui per dare spazio a te, a quella che è la tua storia, i tuoi successi, i tuoi progetti futuri. Va Ok, bene. Davide, Ma che ne allora. pensi di quello che stiamo, cioè per quello che ti ho raccontato, insomma, di una realtà come la nostra, nel senso, cioè, ti sembra un qualcosa di positivo, ti sembra un qualcosa, cioè, come pensi sia ora realmente la realtà proprio degli artisti emergenti? Boh, cioè nel senso, per alcuni versi più semplice perché comunque con la tecnologia magari è più facile riuscire a mettersi in contatto con tutti per dire qualcosa. Solo che è talmente semplice che magari riesci prima ad ottenere i mezzi per dire qualcosa prima ancora che tu abbia qualcosa da dire. E quindi questo potrebbe essere un problema, mentre magari non è che dico ai miei tempi, cioè 100 anni, però diciamo già 10 anni fa era diverso, nel senso che per quanto già all'epoca comunque un talent show rispetto a una gavetta un pochettino più canonica accelerava i tempi, non li accelerava così tanto. Cioè, comunque per arrivare a fare un talent show come l'ho fatto io, dovevi superare dei provini. Questi provini li superavi se avevi qualcosa che ti consentiva di superarli, perché comunque c'era una giuria. Invece, col telefonino in mano, se ti riprendi in camera tua, non c'è una giuria, sei tu il giudice di te stesso, poi al massimo vediamo che succede. Quindi bene, ma è male. Allora,
E te proprio hai trovato in grazia di Michele, no? La persona che ti ha un po' trascinato, amici. Raccontaci un po'. Cominciamo da, se vuoi partire ancora da prima, come vuoi. Cioè, ripercorriamo insieme quella che è la tua storia. Poi magari ci soffermiamo se c'è qualche intervento da chi ci segue. Marco, so che deve farti delle domande. Prima di tutto mi sono ricordato una cosa. Oggi l'ho sentito per telefono. Telefono ti saluta Aldo Losito, perché so che Ah, grande conosci molto Aldo. bene. Sì. Beh, lui è Sì. stato uno di quelli, diciamo, che poi andavo a vedere nell'underground pugliese Tarantino quando ero più piccolo e iniziavo a suonare, perché lui comunque era di una generazione precedente alla mia e quindi Sì, già anche più grande. era quello che faceva già i concerti, mentre io magari ero più pischelletto. Dai, raccontaci la tua storia, da dove vuoi, da dove è iniziato il tuo percorso musicale? Avrai iniziato da piccolo un po' come noi, no? Poi le strade si sono un po'. Sì, io ho sempre avuto una grande passione. Intanto è stata visiva inizialmente, nel senso che ho scoperto i vinili di mio padre, le copertine delle edizioni italiane dei dischi dei Beatles erano bellissime perché erano un po' cartoon e quindi ero attratto dalle immagini perché avevo 6-7 anni, come tutti i bambini si è attratto un po' dalle immagini. E poi ho scoperto però che dentro quelle immagini, cioè, se le aprivi c'era il disco, lo mettevi su un piatto, girava e sentivi delle cose bellissime. E quindi poi sia, diciamo, la musica inglese e i cantautori italiani sono state le due matrici principali perché quello c'era in casa e quello ascoltavano mio padre e mia madre. Quindi dai Beatles, Pink Floyd, i Genesis, piuttosto che Dalla, De Gregori, Rino Gaetano, insomma, eccetera, eccetera. Quindi sono state queste le due, cioè Inghilterra e Italia. E poi a 12 anni, quando ho iniziato le scuole medie, come quasi tutte le scuole medie, c'è sempre uno strumento che si fa, nel mio caso era la chitarra, e quindi come tutti, prendo in mano la chitarra, però mentre tutti magari arrancavano sui tasti, il professore più che io si accorge che a me veniva naturale fare una cosa che effettivamente non avevo mai fatto, perché di fatto io partivo come gli altri, però c'era qualcosa Si è in più. riportato. Sì, che classico, diciamo, che sei portato a fare una cosa, cioè avevo quella manualità Certo. lì. E quindi il professore ha convocato i miei genitori, preoccupatissimi, dice che vuole il professore, che ha fatto? E mi ha detto, lui sa già suonare la chitarra, quindi dovete fargli coltivare questa cosa. E chiaramente i miei non sapevano bene come funzionasse la cosa, per cui mi mandano dal maestro di chitarra, però il maestro di chitarra classica. Quindi io fino ai 18-19 anni, cioè perché poi ho fatto il liceo musicale, cioè ho studiato chitarra classica, anche se poi, sempre ai tempi del liceo, ho iniziato a frequentare poi i ragazzetti, che gli piaceva il rock, quindi sono entrato in un gruppo Chiaro. rock, per cui della chitarra classica non mi fregava niente, io poi andavo in giro la sera, suonavo la chitarra elettrica. Chiaro. E poi, man mano, diciamo progredivano queste due cose di pari passo, come se si fossero fuse, tipo Goku e Vegeta, la chitarra elettrica e la chitarra classica si sono fuse in un'unica chitarra che è diventata la chitarra acustica, poi ho iniziato a scrivere le canzoni, che era una via di mezzo, diciamo, tra le due. Sì. E poi Io invece ho iniziato con la chitarra acustica e mi sono sfasciato le mani perché è una cosa tremenda per chi non ha mai suonato la chitarra, cioè veramente. sì, la E chitarra quindi ho un acustica po' mollato, poi ho ripreso. È dura. è Dai, dai, dura e c'ha continua, quelle scusa. corde lì bronzate che fanno un male cane con la tastiera. Mamma mia. Sì. I barré, ciao. Sì, infatti La chitarra io ormai acustica. sono, non lo so, boh, più di 20, sì, saranno 22-23 anni e suono la chitarra, non ho più sensibilità alle Ah, note, beh, chiaro. quindi non sento più Quello è niente. chiaro. Però è stato bello iniziare come musicista. Io a me non interessava cantare, non era una cosa che per me aveva un certo rilievo, anche perché nel gruppo in cui stavo io c'era già un cantante che scriveva i testi delle canzoni, io mi occupavo delle musiche,
Quindi poi è successo che, come tutte le band, a un certo punto chi si fidanza, chi si iscrive all'università, chi trova lavoro, è andata un po' così. Contestualmente a questo fatto, Conosco bene la realtà. ho iniziato poi a scrivere anche i testi, ho scoperto che mi veniva bene anche scrivere i testi e quella è stata la cosa che mi ha fatto iniziare a cantare, nel senso, se io non avessi avuto delle canzoni da cantare perché scrivevo delle canzoni e che poi dovevo cantarle, non avrei mai cantato, ripeto, perché non me ne fregava niente. Quindi io divento cantante nel momento in cui, ecco perché la parola cantautore, secondo me, nasce per quello, non tanto per fare i radical chic o per fare i fighetti, no? È proprio perché il mio canto è a servizio delle canzoni che scrivo. Poi col tempo Certo. uno, diciamo, diventa anche bravo a cantare le cose degli altri, perché poi scopri lo strumento, come quando scopri la chitarra, poi scopri la voce, scopri che puoi farci una serie di cose. Però la cosa che mi ha fatto il click, che mi ha fatto passare, non passare perché poi la chitarra la suono sempre, però che mi ha fatto andare verso il canto è stato il fatto di iniziare ad avere delle cose da dire. Vero. Il mio percorso è stato un po' diverso. Io facevo il cantante, c'era, infatti, proprio posizioni diverse, e invece era il chitarrista che scriveva i testi, io li cantavo, quindi poi non ci siamo trovati più perché lui voleva cantare i suoi brani, io non li avevo, quindi siamo diventati due cantautori separati, quindi cioè, ero dall'altra parte, ero quello che cantava io nella sua band, praticamente. Ok, dai, Marco, se hai una domanda, se no lo No, 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 facciamo arrivare. facciamo andare lui. Dai, Dove vai? arriviamo ad Amici. Ci Ah, vado ad Amici, sì, ci sono andato effettivamente. sei stato? Sì, Com'è? quello è stato il mio momento, diciamo, di rottura, il raptus, come metaforicamente quando uno decide di fare una rapina in banca, no? Che c'è quel raptus lì che. Con la mia rapina è stata andare ad Amici, molto meno, diciamo, pregiudiziale. E, perché facevo tantissime cose in quel periodo, ma poi non facevo niente che mi soddisfacesse. Appunto, ero in un gruppo pop rock, così, che eravamo rimasti in tre perché il cantante se n'era andato. E quindi ero un cantante, diciamo, in pectore. Suonavo, cioè il gruppo con cui guadagnavo di più non era nemmeno quello, ma erano i Terra Ross, che era un gruppo di per loro poi ci sono ancora, un gruppo di musica popolare tra i più bravi che c'è nella mia zona, quindi stare lì era anche un prestigio, oltre che lavorare tantissimo, perché con loro si lavorava veramente tanto, era anche prestigioso perché stavi comunque in Puglia, che è la terra del folklore, in uno dei gruppi popolari più importanti che c'era in quella zona. Poi mi ero iscritto al conservatorio e facevo jazz. E siccome tutto questo non mi faceva guadagnare abbastanza, comunque lavoravo anche come casellante in autostrada. Insomma, facevo tutto e niente di quello che facevo assomigliava a Sì. quello che realmente volevo fare. Per cui a un certo punto, basta, ho chiuso con tutto e sono andato a Roma e ho fatto i provini ad Amici e mi hanno preso. E com'è stato? Raccontacelo un po', perché questo poi questo video ora in tanti ci stanno già seguendo, molti sono tuoi fan e raccontaci un po' com'è l'esperienza di essere all'interno della casetta, di come si svolge realmente, perché penso che un conto è quello che noi vediamo, un conto è poi quello che realmente, diciamo, in toto, diciamo, succede all'interno di un reality. Se ci puoi raccontare, se Ma poi in ci sono realtà, cose che guarda, non puoi dire. soprattutto poi non so adesso com'è perché l'ho un po' perso, però all'epoca, soprattutto se parliamo del serale della casetta, c'è poca disparità tra quello che è davanti e quello che è dietro, perché tanto è tutto davanti, H24, queste telecamere puntate quasi pure in bagno, per cui, dai, Grande tempo per fratello. fare congetture dietro le quinte non c'erano le quinte, per cui cioè, ce n'era poco, insomma, Quindi no, è quello, era un programma dove chiaramente tu sei nel contempo sia in una squadra dove la squadra cerca di mantenere i pezzi il più possibile rispetto alla squadra avversaria, però
però poi è soprattutto una cosa individuale, soprattutto da un certo punto in poi, perché ok la squadra, però poi vince uno. E quindi, diciamo, quando uno accetta questo, accetta anche il fatto che è un gioco e che non era il fine ultimo fare amici. Cioè, amici deve essere un passaggio per ottenere delle case discografiche, laddove quando si viene da posti, io le chiamo le periferie d'Italia, che possono essere il Sud Italia, le isole. Infatti la media, soprattutto di amici, anche X Factor, ma amici di più, sono, cioè, quasi tutti pugliesi o sardi, fondamentalmente, perché, o comunque di posti periferici, perché tanto se tu vivi a Roma, a Roma vige un sistema cantautorale feudale, per cui, cioè, ci sono stirpi di quelli che sono cresciuti tutti nel loro ghetto, e quindi vanno avanti insieme e diventano tutti quanti famosi. A un certo punto c'è il boom di cantautori romani. Milano magari è un po' più democratica da quel punto di vista, però comunque ci devi stare, devi andare appresso alle etichette, alle cose, essere sempre sul pezzo, eccetera eccetera. Se non sei né a Milano né a Roma, un po' sono cazzi, fondamentalmente. È un problema. Chi ti risolve questi cazzi? I talent show all'epoca, oggi i telefonini. E quindi questo fatto è stato un modo di accorciare le distanze, fare amici, tempi e distanze. Poi non sempre un bene, perché probabilmente quando io ho fatto amici, io, cioè, la mia musica era pronta ad ottenere successo, io magari un po' meno, perché a volte succede anche questo, cioè le mie canzoni erano già dei successi, infatti hanno avuto successo, però magari io quel successo lì poi non l'ho saputo gestire da subito, perché poi c'hai 20 anni e appunto sei sempre stato in un paesino di 7.000 abitanti con poche velleità e, insomma, fai fatica a gestire la cosa. Sì, posso confermarti che al sud, io sono siciliano di Trapani, è un altro mondo, cioè l'unica possibilità che si ha, appunto, è fare o andare su oppure fare talent, appunto. Sì, perché poi andare su, cioè, o sei comunque, hai una famiglia un po' abbiente alle spalle, per cui tu ti puoi mantenere. Certo. Perché se cominci che devi fare lavori, lavoretti, lauricchie, cioè, dopo perdi tempo, insomma. Secondo me non va bene così. Invece un talent show tagli corto è buono. Certo, assolutamente. Comunque lì hai vinto il premio della critica e poi c'è, cioè, subito hai scritto una un vittoria, brano per Sanremo, no? Esatto. Sì, sì, come autore. Sì, sì. Come autore, Scanu. Valerio Scanu ha cantato questa canzone che ho scritto io, che si chiama Per tutte le volte che. Nota i più per tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Sì, che poi era, sembra, però cioè, è rimasta, ragazzi. Pensate a un brano del 2010. Io sfido a ricordarvi 10 brani di artisti emergenti di 3 anni fa, 2 anni fa, tre. No. Ma anche quindi non comunque emergenti, è un anche big. Sì, ok, no, va bene. Ora emergenti effettivamente addirittura non è possibile, però ecco, anche di big, perché comunque ora, comunque, a parte il fatto che comunque ora escono brani di continuo ogni mese, ogni 2 mesi, eccetera, perché dobbiamo mantenere anche le major un certo target, eccetera. Però sono canzoni che comunque, anche quella che ha vinto Sanremo nel 2010, è rimasta. Quindi, chapeau. Perché comunque scrivere un brano che resta a distanza, che tutti si ricordano, perché chi ha vissuto lì, vuoi per tutti i luoghi, tutti i laghi, vuoi per Valerio Scanu, vuoi per un motivo o per un altro, però questo brano è rimasto e tutti se lo ricordano. Quindi penso sia anche poi, soprattutto per un autore, perché in questo caso hai partecipato come autore, sia, insomma, un riconoscimento ben più grande da aver vinto il festival in sé, comunque no, come artista un brano che resta. Cioè, cavolo, penso sia un traguardo importante. Poi ci ha vinto anche il festival, quindi a maggior ragione sì. Marco, vuoi aggiungere qualcosa su questa cosa? Io andrei un anno dopo, quando hai aperto il concerto di Battiato.
Te la voleva chiedere vado all'inizio, io ho detto no, facciamolo partire un attimino da prima, cioè facciamogli raccontarlo. Sì, no, perché poi da lì, appunto, dopo Amici e la vittoria a Sanremo, diciamo, quella è la fase mia più pop. E poi dopo, magari anch'io, e forse, ripeto, magari l'ho fatto un po' precocemente, quando dico errori di gioventù, magari ho voluto fare uno switch troppo netto tra un successo molto mainstream e invece la ricerca che volevo fare io di qualcosa di un po' più complicato, più cantautorale. Quindi il mio secondo disco era sicuramente più complicato del primo per i testi, per le tematiche, e in più ho fatto un percorso diverso, nel senso, piuttosto che continuare a fare pop e magari cercare di arrivare ai palazzetti, ho cercato di aprire i concerti dei cantautori per intercettare quel pubblico lì. E quindi Battiato, con cui condividevamo la stessa agenzia perché eravamo entrambi in IMARS, è stata per me l'opportunità di diversificare il mio pubblico. Cioè, ok, il pubblico di Amici o il pubblico di Sanremo, di Straforo, diciamo, per via di Valerio. Sì. Però andiamo a vedere se anche al pubblico di Battiato gli può piacere la mia musica. Non mi sono arrivati i pomodori, quindi deduco di sì, o magari perché non hanno messaggi a portata di mano. E quindi, insomma, è stato un bel momento. L'unico rammarico di quel periodo è stato che ogni volta che incrociavo Battiato mi venivano tante cose in mente che gli potevo dire, e poi la mia censura mentale diceva: no, secondo me sono tutte cose stupide a un uomo così, non lo vedo come importante rispetto a te che sei un cretino. E allora gli dicevo solo ciao. Gli avrò detto boh 27 volte ciao in 4 concerti e niente più di questo. E quindi niente, il mio rammarico è stato di non aver avuto un'interazione con Battiato. Penso sia veramente dura porsi comunque a una persona come Battiato, che cavolo, cioè personaggio, sembra proprio etereo, cioè non so definirlo, sembra, cioè, comunque, va bene, penso sia stata un'esperienza indimenticabile, io posso solo immaginarlo, perché comunque se eri lì è perché te lo meritavi, eh? Non è che eri lì di straforo, quindi nel senso, il tuo percorso, cioè, è eccezionale. Poi che c'entra, in tutte le cose ci può essere la fortuna, ci può essere anche, perché una dose di fortuna deve esserci sempre, perché siamo talmente tanti. Ovviamente quando esce il talento, quando escono i testi, quando esce la bravura di un artista, deve essere riconosciuta in qualche maniera, e penso, insomma, che tu abbia, cioè, un talento eccezionale, quindi quello che hai fatto, secondo me, a mio parere, e non solo mio, perché comunque quello che fai basta è ben guardare visto i da messaggi, tutti, quindi basta guardare i messaggi. Sì, stanno arrivando una marea, io infatti ti ho detto, Marco, guarda, cerca di guardarli te, è perché che hai... Io chiedo anche a chi ci segue se vuol fare una domanda. Quello perché comunque, perché sì, c'è vuol fare... Instagram, che è un terreno fertile di complimenti. Invece se facciamo una diretta su Facebook, lì ci sono anche gli insulti. No, ma guarda, ci sono anche qua. Ci sono anche qua. Ma non ci sono lo so, anche no, qua. Ora... Instagram mi sembra sempre che la gente sta presa meglio, diciamo. È presa bene. Sì. Su Facebook c'è proprio il allora, malessere un po' boomer. Tanto noi le dirette le facciamo qua, quindi problemi ma sì, ma noi che ce ne non ce ne sono, perché poi... Ma ecco, a proposito, voglio agganciarmi a questo discorso qui, e lo voglio dire anche per i ragazzi, per gli artisti emergenti che guarderanno questo video, che poi sarà pubblicato sul nostro canale YouTube, quindi iscrivetevi al canale, seguiteci sui social, ma quante critiche, cioè, nella tua carriera, quante critiche hai ricevuto, critiche cattive, devastanti, le hai ricevute? Allora, diciamo che le critiche sono sempre commisurate al successo che stai avendo, il rapporto è quello, cioè nel senso, nei momenti
di minor successo rimangono solo quelli che sono veramente fedeli alla tua musica, e quindi è normale che si azzera la possibilità di essere offeso, perché quelli sono lì apposta per te, quindi a meno che non c'è del bipolarismo, è difficile che ti offendano. Quando invece ottieni un grande successo, diventa tutto più generalista, quindi magari la gente sta pure lì apposta per insultarti, perché boh, rosica, perché non c'ha niente da fare. Quindi è chiaro che i miei due, tre successi più grossi, come periodo parlo, no? Ad Amici, dove chiaramente ad Amici le critiche mostre, ah, ma è tutto finto, ah, dei pupazzi, ah, chissà chi gli scrive le canzoni. Basta vedere la SIAE, c'è il mio deposito, a meno che non tengo uno tipo il fratello cattivo di Bart sul soffitto, che gli tiro la carne cruda e gli dico scrivi per me, bastardo, capito? Cioè, non avrebbe avuto senso che io depositassi le canzoni a nome di qualcun altro, però critiche mosse, oppure quelle cose un po', ah, non sai cantare, no? Quella che più mi ha divertito, addirittura quando stavo ad Amici c'erano sempre quei gufi in piccionaia che ti dovevano criticare, che erano messi lì apposta, perché certo. Sì, gli uccellacci del malaugurio venivano anche pagati per uccellare. E uno, una volta, perché l'aveva sentito dire probabilmente dalla coach di qualche cantante a me rivale, e quindi a pappagallo ripetevano queste cose a cazzo di cane, e uno mi disse, sì, no, vabbè, tu scriverai anche bene, però non hai le basse. A parte c'avevo 20 anni. E poi, vabbè, no, è vero, non ce le ho. De André non migliorerò, No, nel migliorerò. Senso, io, sai quelle cose a caso? E De André non c'aveva le alte. Quindi che dove, cioè, no, ancora la risposta era, io sono qui per imparare. Cioè, no, ma poi non è che puoi imparare una cosa che non ha, cioè non ho le basse. Ma che ti... tanto. E quindi canto canzoni alte perché non ho le basse. Cioè, se avessi al contrario, De André cantava canzoni basse perché non c'aveva le alte. Cioè, non mi sembra questo grosso problema, però era così, quelle offese a caso, gratuite. Che non era neanche un insulto, era un dato di fatto che però non capivo dove andare a parare. Poi non lo so, a Sanremo anche le critiche, a me qualcuno ha anche criticato, oddio, mi ricordo una volta, vabbè, tanto sono passati tanti anni, poi in realtà con lui ho anche avuto un rapporto migliorato nel tempo perché ci siamo conosciuti meglio, però la prima volta che io ho incontrato Dario Salvatori è stato violentissimo, perché già la Sony mi costrinse a fare una cosa che nessun cantante a Sanremo, secondo me, nella storia ha fatto. Uno mattina, ora. Io dico, già Sanremo, bontà sua, finisce alle 2 di notte, dopodiché ti portano a Radio Italia, andavi dritto, a Radio Cazzi e Mazzi, e tu torni in camera alle 4 di notte e poi c'è pure l'adrenalina a palla, per cui non è che ti addormenti. Mi sono alla sveglia alle 6:30 perché sei stato l'unico cantante che mi hanno colto, vedi, l'inesperienza. Ma fai uno mattina, vabbè, io mi ricordavo questa sigletta la mattina quando facevo con la TV, uno mattina, era proprio... E c'era questa cosa, ho detto vabbè, andiamo a uno mattina. Cazzo, mi trovo Dario Salvatori che era già in versione cyborg, è super logorroico, che muove una critica assurda, non tanto nei miei confronti, quanto cioè, nei confronti di Lucio Dalla, e fa questa ringa in cui dice no, ma Lucio Dalla, ma poi in carogni, cioè io la sto edulcorando, ma era proprio con la tigna vera. E disse, ma Lucio Dalla viene a Sanremo qui a far finta di dirigere l'orchestra, lui doveva tornare in gara, ma perché? Io dicevo, ma stai calmo, sono le 7 del mattino, ma come fai ad arrivare in fondo al festival così? Uno sciopone mi muori in diretta Rai. E niente, però era così. Quindi, cioè, poi, il giorno in cui nessuno ti critica vuol dire che cioè, non stai facendo niente di criticabile. Secondo me non puoi neanche piacere a tutti. Certo è che col tempo e sempre con i social, io ultimamente me la prendo molto, ma soprattutto proprio con Facebook, ce l'ho proprio a morte con Facebook. Io faccio adesso outing, io se non dovessi usare i social, perché oggi sono anche un mezzo, perché se no nessuno sa quello che fai, certo. E quindi ti serve anche a comunicarlo, non li userei, perché proprio sono...
ripeto, Instagram un po' meno, Twitter magari un po' così così, ma Facebook proprio è un posto proprio pieno di frustrati, incazzati con la vita, cioè nel senso, cioè corteggiate un uomo o una donna e cercate di portare a conclusione il corteggiamento, perché quello secondo me un po' distende i nervi, cioè il corteggiamento, l'atto finale del corteggiamento. Sì, vabbè, fatti una trombata. O andatevi a fare una corsetta, però non ecco. State lì con le dita che vi prudono odio. Però se poi e quindi quella magari è una cosa che degenera. Però quando non ce l'hai, nell'era di oggi, cioè se non ci fosse in generale sarebbe meglio, però già che c'è, quello può essere un termometro di quanto tu stia sulla bocca della gente, anche sulla bocca sporca della cariata della gente, però è sono sempre certo. Anche quello. Guarda, io mi connetto a due domande che hanno fatto. La prima, come ti sei sentito bravo. Quando ti ha contattato Lucio Dalla per la prima volta e poi come hai conosciuto Lucio Dalla, però più o meno sono la stessa. Infatti, domanda. La seconda domanda risponde alla prima. Col cavolo che mi ha contattato Lucio Dalla. Siamo andati noi a cercare. Esatto. Per è una domanda ragione. Che ti riporto, me l'hanno fatta. Quindi. Sì, sì, no, magari, no, no, ringrazio in realtà, non so chi è che ha... Ambasciatore non porta pena. Per l'autostima che mi ha dato, cioè lei pensava davvero, o lui, non so chi fosse, pensava davvero che Lucio avesse contattato me, no? Magari, noi siamo andati proprio a stalkerizzarlo a casa con la Sony. O no, stalkerizzarlo no, lo sapeva che ci saremmo andati, però siamo andati noi a casa sua. E io c'avevo pure la tremarella, perché altro che hater su Facebook, cioè, hai capito far sentire le canzoni, chitarra e voce a Lucio Dalla? Quella sì che poteva essere. No, Alessandra dice, mi sembrava plausibile di contattasse lui, no, ma grazie, sei veramente, guarda, cuore per Alessandra, perché pensa che Lucio Dalla possa contattare me, vuol dire che pensa davvero che io sia bravo, quindi grazie per questo, però no, quello bravo era lui, io ero il ragazzo di bottega che è andato a chiedere udienza e gli ho fatto sentire delle canzoni, tra queste canzoni c'era Nani, e Nani è stata la canzone che gli ha fatto decidere di portarci a pranzo, perché poi lui dopo Nani ha stoppato tutto e ci ha portato a pranzo, il che mi sembrava anche un modo elegante di dire, vabbè, non me ne frega niente di te e della mia musica, però vi offro il pranzo perché immagino che ve l'aspettiate, perché magari pensate che io sia abbiente e quindi vi pago il pranzo, sennò poi andranno pure a dire in giro che... Non ci ha pagato nemmeno il pranzo, e questo è stato. Poi io sono tornato a casa e dopo una settimana lui mi ha telefonato e mi ha detto, io non sapevo neanche avessi il mio numero in realtà, mi ha detto, però sembra che non te ne freghi niente di lavorare con me, cioè se siete venuti voi da me pensavo ti facesse piacere, invece né una telefonata né un messaggio né niente. Ho detto, Lucio, io non avevo capito che comunque stessimo lavorando insieme, però adesso prendo il primo treno da Roma e vengo a Bologna. E quindi lui, il suo stop e il suo pranzo, in realtà era stop perché mi piace quello che fai e quindi... Poi sì, ecco, vedi, Alessandra ha avuto ragione, perché l'ho cercato io, ma poi mi ha ricontattato... Poi sei chiamato. Ma mi ha ricontattato lui non perché me la tirassi, perché io non avevo proprio capito, quindi ero pure stupido. Però vabbè... O semplicemente hai pensato che volesse portarle a mangiare perché aveva fame, semplicemente. Manzo, vabbè, forse. Però lui si è minimamente espresso sulla mia musica, capisci qual è il problema? Secondo me era anche sì. Una provocazione. Poi dopo, conoscendolo meglio, ho capito che lui faceva un po' ste cose, che divertiva a carpire le reazioni delle persone quando lui non aveva alcun tipo di reazione, perché lui non ha avuto nessun tipo di reazione e la sua non reazione era un sì. E io avrei dovuto capirlo. Nel momento in cui non lo capisco, lui mi chiama offeso per dire perché non sei qui a lavorare con me. Io poi figurati, cioè che all'epoca, cioè adesso sono una persona discreta, perché poi col tempo cambiano gli aggettivi, ma all'epoca invece ero timido al punto che, cioè se Lucio Dalla, lo dicevo a Battiato, non gli ho mai detto più di un ciao, quindi figuriamoci, Lucio Dalla, se lui passa io mi schiaccio al muro e lo lascio passare, anche se non è che avesse bisogno di molto spazio, viste le dimensioni dell'uomo.
però ero così, quindi figuriamoci se io andavo lì a pensare, a fare, oh allora quando è che facciamo, ci vediamo, cioè, se non mi avesse chiamato lui, meno male che dopo una settimana mi ha chiamato, non ci sarebbe stato lui, Sanremo, Nani, niente, finita lì la mia vita proprio, ancora lì a casa a pensare, ah però Lucio Dalla non mi ha più chiamato. E com'è stato essere a Sanremo con Lucio Dalla? Beh, è stata un'esperienza... Io penso sia il massimo. Ma unica, hai iniziato questa intervista... Per Davide, hai iniziato questa intervista con te che ascoltavi i dischi di Lucio Dalla, no? Sì. Quanto è passato? Quanti anni è passato da quando ascoltavi i dischi di Lucio Dalla a essere sul palco di Sanremo con Lucio Dalla? Cioè... Mi emoziono io a parlarne, non voglio sapere, cioè... 15 anni, cioè, perché ero proprio, mi ricordo proprio la casa di Nettuno dove ho passato la mia infanzia, vicino Roma, e mi ricordo il salotto, il giradischi, mi ricordo i dischi, mi ricordo che mio padre aveva due dischi di Lucio, erano Come profondo il mare e Lucio Dalla, che sono i due dischi poi della svolta, quelli a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, perché lui veniva da due successi episodici a Sanremo, che erano 4 marzo e Piazza Grande, salvo poi fare completamente uno switch verso, ecco, quello che poi ho fatto io con molto meno talento, chiaramente, dopo i primi successi, sì. Diciamo... Di fare musica del tutto fuori dal mainstream, perché poi lui ha fatto quei dischi meravigliosi ma molto difficili da comprendere, con Roversi, che erano, insomma, Il giorno aveva 5 teste, Anidride solforosa e Automobili, che però sono stati il viatico invece verso l'esplosione di Lucio Dalla. E quei due dischi lì che io avevo a casa sono proprio i dischi in cui lui si consolida. E poi quando c'hai 7-8 anni non è che capisci tutto quello, cioè una canzone come Disperato Erotico Stomp non è che la capisci a 7-8 anni, ti piace solo il motivetto. No, chiaro. E poi ritrovarti lì, poco a poco inizi a capire quello che lui sta dicendo e ti rendi conto, poi lui magari lo diceva con naturalezza, tipo mi ricordo un'intervista con Mollica lì a Sanremo, dove Mollica gli chiede ma cosa ti ha spinto a tornare a Sanremo in gara 40 anni dopo Piazza Grande a dirigere l'orchestra a questo ragazzo qui. E lui disse, Nani mi evoca le stesse sensazioni che mi evocava all'epoca 4 marzo quando la portai a Sanremo. Ora, lui magari lo diceva con disinvoltura perché la stessa cosa. Per me no. Ma se no te... marzo 1943, capolavoro assoluto della musica, Nani, probabilmente una buona canzone, però no, cioè, ho capito che Lucio riponeva grandi speranze in me e questo è quello che più mi fa resistere nei momenti magari più complessi, perché poi dopo la sua morte, insomma, la mia carriera ha avuto dei momenti di stasi, anche per delle scelte sbagliate, delle non scelte, e intervallati da momenti in cui magari sembrava risuccedere qualcosa, poi però la musica è molto cambiata, però penso che una cosa non cambi quanto lui credesse in me. E quindi questa è la cosa che, a prescindere dai momenti che un artista può vivere, perché tanto nel momento in cui si decide di fare musica pop, sempre sono montagne russe, e anche quando vai giù in picchiata pensi che Lucio Dalla invece per te vedeva le salite, quindi tu cerchi semplicemente il modo di tornare su. Vabbè, comunque ora hai iniziato a lavorare, stai facendo uscire parecchia roba, secondo me brani altrettanto belli. Com'è questo tuo nuovo, lo posso chiamare nuovo, anche se è un continuo, no? Però diciamo sei tornato da qualche anno a pubblicare con molta più frequenza, giusto? Sbaglio? Sì, beh, dal 2018 con Caramelle si è aperto un nuovo capitolo della,
della mia vita. Per Caramella è stato sicuramente un momento molto esaltante, perché non ottenevo un successo così da tanto tempo, ed è stato bello anche perché ho riottenuto successo comunque non facendo cose, capito, che per forza dovessero inseguire una qualche chimera modaiola, ma comunque facendo quello che io facevo sempre, cioè raccontare storie, a volte dolorose. Caramelle sono due storie in un'unica canzone, molto dolorose, anche violente direi, perché c'è pure della violenza, e però nonostante questo ottenere successo mainstream, quindi vuol dire che la fedeltà a se stessi, alla propria musica, magari in maniera più lenta, però paga. Molti e quello scrivono... poi ha aperto tutta una strada che ha portato fino al disco Casa, che è il mio ultimo disco, e... che adesso non ho sei fatto modesto marca. Come? Molti scrivono sei troppo modesto. No, ma no, io sono consapevole, cioè nel senso che se si parla di Lucio Dalla o di Franco Battiato, non è modestia, cioè quelli erano dei geni. E io non sono un genio, probabilmente sono bravo, ma non un genio. Se mi doveste paragonare, non lo so, a qualcuno, fate voi, non vi dirò per educazione comunque, ah sì, no, io sono più figo, però magari un po' lo penserò, non lo so. Beh, ma senti, ma fai la domanda Marco, poi ne faccio una. Vado io. Vai. Allora, qualcuno l'aveva già visto domandato. Che si è soffermato a Caramelle, ha nominato Caramelle. Già l'aveva domandato, però, cioè, io conosco Caramelle benissimo e complimenti, è veramente un capolavoro, secondo me. Qualcuno non si spiega come non è stata potuta prendere a Sanremo. Ma credo che ci fossero più divergenze politiche, dinamiche discografiche che non il problema del pezzo in sé, secondo me. Anche perché se pensi un anno prima c'erano Ermal, hanno vinto Ermal con Fabrizio Moro su una canzone di un tema... Vero. No, ma secondo me il tema è stato... diciamo montato magari l'escamotage del tema per mascherare altre cose. Secondo me col senno di poi, cioè dopo tanto tempo, si può dire, credo, perché poi io non è, cioè, ero nella stanza dei bottoni, però ormai non cioè, da un po' di anni che faccio questo, quindi delle cose non è che ci devo stare per forza per poterle intuire, poi magari mi sbaglio, però penso che fossero problemi tra management. E mi sto al fatto che Baglioni magari non ha sentito il pezzo, cioè non che non l'ha sentito nel senso che non gli è arrivato, sì, non l'ha sentito, non l'ha sentito secondo me sbagliando, perché proprio uno come Baglioni non può, infatti, non può non rendersi conto del fatto che Caramelle era un pezzo, ecco, adesso levo per un attimo la modesta, però è un pezzo superiore e anche rispetto a molte canzoni che quell'anno erano al festival, di cui ci si ricorda, concordo. Ci si ricorda poco. Ora, io, a proposito delle sfide, io sfido chiunque in questa chat o che ci sta seguendo a cantare, non dico tanto, 10 canzoni, che quindi sono meno della metà di quel festival lì, Festival 2019. 10 canzoni. Non ci arriviamo, secondo me puoi scendere a 5. E quindi se Caramelle invece la cantano, vuol dire che ci stava bene in quel festival. Ne approfittiamo per salutare, non so quanto era dentro, ma c'era Alessio Bernabei, che credo sia stato colui con cui hai cantato la canzone, no? No, perché stato... quello era un momento in cui Alessio non era nei Diarget. Ok, c'è stato sì un cambio, è vero, sì. Sì, no, in quel momento non c'era Alessio, però in realtà Alessio è uno dei miei più cari amici, però a parte live non abbiamo mai cantato qualcosa di discografico insieme, effettivamente, perché quando io ho lavorato con i Diarget lui era fuori. Era già, ok. Ciao Alessio, comunque.
Ero dal nostro caro amico Mav, che secondo me pure lui, ho visto che era collegato. Abbiamo visto la Roma, una partitaccia. Come sempre, quest'anno niente, sono partite brutte. Non erano partite brutte, perché io sono per la Fiorentina. Oggi abbiamo sguazzato, perché oggi abbiamo sguazzato. Ha vinto campionato, la facciamo pena. Io in quel momento stavo vedendo la Roma perdere. Ha vinto 4-0. Ammazza. Bene, 4-0 a Braga. Ora facciamo la festa. Domenica abbiamo l'Empoli, il derby, e perdiamo sicuramente. Quindi vabbè. Comunque andiamo avanti nel calcio, perché il campionato oggi, vabbè. Allora, facciamo un po' un riapitolo. Parliamo del tuo attuale progetto, nel senso, e quello, insomma, che hai intenzione, no, di o che hai già programmato nel prossimo futuro. Allora, il futuro più prossimo è ancora legato a Lucio, in realtà, perché io, che dopo la morte di Lucio, per parecchio tempo ho cercato, un po' per rispetto nei confronti di Lucio e un po' per rispetto anche nei confronti di me stesso, di non star lì troppo a cavalcare l'onda emotiva della sua scomparsa, rispetto al fatto che avevamo fatto un Sanremo insieme. Perché, appunto, ripeto, credo che fosse giusto così per entrambi, per la sua memoria e per il mio presente futuro. Poi, col tempo, magari questa mia posizione un po' rigida si è ammorbidita e l'anno scorso si è inaugurato un biennio di anniversari legati a Lucio, dove sono stato talmente tirato dentro le cose che poi alcune cose in realtà le ho trovate belle e ho detto va bene. Quindi l'anno scorso, in occasione dei 10 anni da Nanì e poi dalla morte purtroppo di Lucio, ho fatto questo concerto con le canzoni di Lucio principalmente, qualcosa di mio, con un'orchestra di 60 elementi diretta da Leonardo Quadrini, insomma una cosa molto bella. E quest'anno ancora non so se replichiamo quel concerto lì, spero di sì perché è veramente molto molto bello, però nel mentre c'è un'altra ricorrenza a breve, a brevissimo, perché il 4 marzo, appunto come il titolo della canzone ci suggerisce, Lucio avrebbe compiuto 80 anni, quindi comunque è una data importante, e il 4 e il 5 marzo festeggeremo il compleanno di Lucio a Trani e a Martina Franca. Ci sono già le info sui miei social, l'abbiamo comunicate ieri le date, quindi chiunque sia interessato, Trani e Martina Franca, può, quindi Puglia per il momento, 4 e 5 marzo, poi vediamo. Questo invece con pianoforte e quartetto d'archi, un concerto organizzato dal maestro Antonio Palazzo, che oltre a preparare le partiture per il quartetto d'archi siederà anche al pianoforte, quindi credo che sarà in continuità con l'anno scorso, comunque un anno dedicato principalmente alla memoria di Lucio. Contestualmente, proprio per il motivo di cui sopra, che comunque la mia vita insomma, va avanti, la mia musica va avanti, sto scrivendo tantissimo, sto raccogliendo del materiale, perché mentre vado in giro a cantare principalmente le canzoni di Lucio, sto cercando un nuovo contratto discografico, perché dopo la pubblicazione di Casa sono andato via da Artist First e ho cambiato anche management con il nuovo manager Andrea Duglio. Stiamo cercando una nuova sistemazione per me e per la mia musica. Quindi, intanto, per chi vuole venirmi a vedere live, ci sarà tanto Lucio e anche qualcosina di mio. E per quello invece che riguarda il prossimo disco, appena troviamo un partner, ci saranno belle novità. Ottimo, ottimo. Allora, Pier Davide, io prima di salutarti e di farti tutti i nostri, a nome di tutti e della community, i più grandi, in bocca al lupo per tutti i tuoi lavori futuri, dobbiamo per forza parlare, visto che è la prima diretta dopo il festival,
5 minuti un tuo giudizio, non magari semplicemente sull'ultimo, ma proprio perché comunque ci sei stato dentro, partecipato, eccetera. Come lo vedi il Sanremo di Amadeus in generale, diciamo, da qualche anno a questa parte? Secondo te in che direzione sta andando? Questo un po', oltre alle critiche, vabbè, le critiche, polemiche di tutti gli anni che ci sono per il fenomeno e gli altri, però un tuo giudizio, diciamo, te che sei molto più vicino, che hai solcato quel palco, ecco. Ma io penso che Amadeus stia avendo il merito di creare ogni anno dei festival coerenti musicalmente e non solo coi tempi che corrono. Detto ciò, magari non sono bellissimi i tempi che corrono. Chiaro. È chiaro. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? No, no, in realtà no, solo dire che comunque, secondo me, da quello che ho comunque cercato online, sei un ragazzo molto umile, perché comunque è passato un periodo difficile, ma ho visto che la canzone, subito dopo aver avuto quel malanno, insomma, che ho avuto, è uscito un singolo, Forza e Coraggio, e ho letto che parte dei proventi sono stati, diciamo, girati alla clinica che ti ha, insomma, curato, no? E questo ti rende una persona, secondo me, molto umile, molto generosa. E fa piacere avere, diciamo, questo tipo di artisti in Italia, sicuramente. Beh, quello era, diciamo, il mio modo di ringraziare, perché comunque chiaramente non è sullo stesso livello quando un intervento chirurgico ti salva la vita, piuttosto che scrivere una canzone e devolvere dei fondi, che non Però so no, neanche tutti, quanti siano stati, non tutti diciamo. l'avrebbero fatto. No, no, però ecco, è il mio, diciamo, sbilenco grazie che ho detto a Humanitas facendolo con quello che so fare, scrivere canzoni. Poi devo dire che è anche stata una canzone terapeutica, perché io in realtà avevo superato personalmente de delle, delle cose grazie a Humanitas, ma ne stavo vivendo delle altre, perché a parte, vabbè, che lì eravamo tutti in un periodo un po' così, perché c'era il Covid, eravamo tutti rinchiusi in casa, era proprio nel pieno periodo. Infatti nel video spunto alla fine abbastanza incolto, incurato, perché tanto stavo a casa. E poi mio padre stava combattendo invece un male che, a differenza del mio, l'avrebbe poi vinto, ecco. E poi vivere, diciamo, una malattia di una persona così importante, anche a distanza, cioè, non è proprio stato un bel momento. Invece, pubblicare una canzone, sapere che comunque stai facendo del bene, e in più fare anche un po' di promozione che ti distrae anche la Certo. mente da un po' di paranoia, che giustamente ti può anche venire in momenti in cui va tutto storto, è sempre poi il motivo principale per cui si fa musica, perché tanto, a prescindere da tutto quello che si può dire, c'è cioè la genesi, la radice da cui poi germoglia tutto il resto, è che tu lo fai perché è una catarsi sempre. Scrivere delle canzoni, cantarle, è terapeutico, catartico. Aiuta a capirti meglio e magari ti aiuta anche a sfogare. Hai pienamente ragione, Pier Davide. Io ti ringrazio. Che ora abbiamo fatto? Siamo in 11. scadenza di tempo. Sì, ma guarda, ho vissuto momenti peggiori con le dirette fatte post Sanremo che mi hanno coinvolto, maledetti. Alle mie, no. No, noi siamo, No, da vabbè, voi post Sanremo, orari immagino. educati, orari da persone educate.
No, noi siamo educatissimi, eh. Poi ogni tanto ci scappa un vaffanculo, un'incazzatura, ma noi siamo E quello educatissimi. ormai io, il soliloquio social, però no, oggi sono stato abbastanza bravo perché sono le 10, le 11. Alle 2 di notte mi lascio andare alle peggio cose. Ma io infatti vedo sempre che iniziano le dirette, io magari sono lì che mi sto per addormentare, faccio il girettino dei social, vedo Pier Davide Caro in diretta, ma è sempre, sta sempre un quarto alle Sì, due, ma poi perché l'una e mezza è generalmente diciamo presto. di Sanremo, come se l'avessi fatto io. Andavano a Va letto prima bene, di ma Mingara che io. sì, chiaro, vedrai. Ma dimmi una cosa, ma nei tuoi piani c'è una nuova partecipazione? O almeno ci puoi riprovare oppure no? Bah, guarda, non lo so, sinceramente, cioè se ci sarà la possibilità concreta con una casa discografica che ti fa una candidatura seria, non dico perché tu sei sicuro di entrare, perché poi le certezze non ci sono mai, però che almeno è una candidatura credibile, ecco la parola, l'aggettivo giusto, allora sì, perché no? Comunque è sempre un bel palco. Se a proposito di turpiloquio, devi, cioè, ultimamente magari ho anche vissuto qualche candidatura a cazzo di cane, vero? Cioè, meglio, cioè, tanto per farsi dire di no, per dire ci ho provato, non lo so, non lo trovo molto sensato. Quindi vediamo, cioè, al momento non è la mia priorità è trovare un partner discografico con cui proporre la mia musica e farlo prima possibile. E sicuramente non è Sanremo prima possibile, perché appena finito, ora che ricomincia tra un anno, non c'ho voglia di aspettare così tanto, quindi sicuramente vorrei Certo. pubblicare delle cose prima, poi vediamo. Va bene, allora Pier Davide, ti rinnovo il nostro più grande in bocca al lupo. Grazie Gianluca, davvero per essere grazie, stati qui. grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Questo video lo pubblicheremo sui canali social, quindi qui subito, immediatamente su Instagram, poi nei prossimi giorni Facebook, YouTube, eccetera. Grazie mille, grazie Pier Davide. Se poi vorrai riessere con noi più avanti a presentarci il tuo nuovo progetto, no? Qui le porte sono sempre aperte. Grazie. Marco, saluto anche te. Ciao Pier Ciao, Davide, è grazie. stato Ciao veramente ragazzi. un piacere. Grazie. Buonanotte. Buonanotte, ciao ragazzi. Ciao. Buonanotte, ciao. Ciao, ciao.